c'è un'attenzione rispetto alla parola, all'etimologia molto molto forte, soprattutto nel vostro campo filosofico. Vabbè, sì, questo c'è sempre stato. Dipende poi anche dal tipo di studi, cioè uno storico della filosofia usa la filologia tantissimo. Ma per esempio nella lettura dei testi sacri, del Vangelo, eccetera, oggi, per esempio, quella cosa del Padre Nostro, che non è più, non ci indurre in tentazione, ma non ci abbandonare alla tentazione. Io non so da cosa arrivi, cioè se arriva dal latino, dal greco, eccetera. A me interessa la parte linguistica, insegno lettere, quindi insomma. Però ogni tanto ho un po' l'impressione che con questa storia del ritornare sulla vera origine della parola ci si metta un po' a posto le cose. Non hai questa impressione? Cioè, appunto, perché le parole poi si capiscono tirando dentro tutto un contesto, e se quel contesto non c'è più, è un'altra vexata question, cioè in che termini si può capire esattamente quello che ha detto Platone? No. Cioè, tutti gli storici della filosofia che studiano Platone ovviamente sanno benissimo il greco antico, ma ci sono volumi e volumi e volumi di interpretazioni, tra virgolette, dove non si intende dire significati arbitrari, ma interpretazioni possibili sulla base di sfumature di significato che sono altrettanto legittime. Ma dico, ma ha senso fare questa operazione dal punto di vista filosofico? Io penso che non ha senso se uno si impunta su una cosa del genere pretendendo di voler rivivificare l'assoluto significato originario, perché poi comunque lo deve dire nella lingua che parliamo oggi, altrimenti parlami in greco antico e abbiamo risolto il problema. Però se uno che deve fare lezione su Platone, facciamo esempio di Platone, Aristotele, lo deve fare in italiano, il problema lo ripropone continuamente, cioè che parola usa per tradurre quel concetto tanto specifico, tanto peculiare. Cioè, e la traduzione è anche una sedimentazione di significati, cioè, la traduzione è anche una storia, cioè tutti questi testi sono stati tradotti, ed è il caso che si diceva prima, cioè poi la traduzione della traduzione, sono tutte le traduzioni medievali di Platone, poi ci sono le traduzioni delle lingue volgari, immaginate che tipo di stratificazione concettuale si è determinata. Allora, Usia, Sustanzia, Heidegger, queste robe, ci ha scritto, ci ha fatto tutta una questione, però... Ma questo significa semplicemente che le lingue hanno una profondità storica che non si può saltare. Però, è impensabile. La tua domanda è la domanda, no? Ciò che io trovo interessantissimo nella tua domanda è proprio l'invito alla riflessività. Cioè, perché io vado a interrogarmi su quel passaggio lì particolare? Perché la cultura si è trasformata, il dio punitivo che il dio punitivo è anche un po' sadico, che ti conduce alla tentazione per vedere se poi ci cadi, è una figura scomparsa dall'universo della mistica occidentale, e ne compare un'altra che è quella invece che non ti molla lì nei guai, no? Allora io, poiché c'è stata questa trasformazione progressiva a monte, ho la necessità di andare a indagare filologicamente quel passaggio lì e non un altro. O quantomeno no? Diventa più sensibile a quel esatto. passaggio. Io ho un po' questa deformazione, questa passione riflessiva, ma ho un po' la sensazione che più ci penso, più la geografia, l'antropologia, per me non parliamone. Adesso mi viene in mente addirittura, si dice traduttologia? Sì. Okay. La traduttologia è... hanno di fronte a loro stesse la sfida della riflessività. Cioè abbiamo davvero davanti a noi, non parlo della geopolitica perché lì è proprio, sfondiamo per me un portone aperto, no? Ma abbiamo forse proprio in questo atteggiamento riflessivo una chiave per fare un passo in avanti rispetto, come dire, all'involuzione nella quale siamo in stallo da tanti secoli, no? Forse è chiederci, quando parliamo degli altri, cosa diciamo di noi? Quindi, quando facciamo un'operazione di traduzione, ora non voglio dire una cosa troppo radicale, ma chi traduce poi la letteratura, come diceva giustamente lei, fa un'operazione che è terza rispetto a se avessi scritto io quel romanzo, se l'ha scritto quel lui in quella lingua, ne nasce un terzo. E quindi lei racconta molto di sé in quel libro che traduce. E il sogno della mia vita è che quando apro un libro... che è tradotto, ci sia scritto: oh, attenzione, questo non è il libro che ha scritto l'autore, questo è il libro che ha tradotto la tal persona, perché denuncia... Sì. No, no,
E il passo ancora successivo potrebbe essere: non è detto che sia minore rispetto a quello dell'autore. Certamente. Perché lei o insomma, potrebbe averti dato qualcosa addirittura di più. Sì, sì, ma io sono assolutamente d'accordo con te. E, perché noi abbiamo un problema di traduzione tra lingue, però abbiamo anche un problema di traduzione intralinguistico. Cioè, quando noi leggiamo Dante, noi leggiamo Dante e tutti i commenti di Dante. Allora, io li faccio, e mi piacciono anche... però ogni tanto mi piace tornare al testo nudo, cioè dico: ragazzi, amor che nulla amato, ma cosa vi dice? E la bocca ti baciò tutta tremante, cosa ti dice? Cioè, perché altrimenti questo accumulo di... perché anche lì è una forma di traduzione, no? Pur stando nella stessa lingua, sì, nel volgare, però è un tentativo di... io lo vivo, cioè non sono domande sulle quali ho trovato una conclusione, cioè sono domande che mi faccio, ma non sono domande retoriche, cioè sono domande che mi faccio io stesso. Dico, è certo che io amo il commento, cioè sto sul commento, mi piace il commento, però ogni tanto ho paura che tutta questa patina di commento sia un po' come quando si vedeva la Cappella Sistina prima che facessero il restauro, che era tutta appannata, eccetera. Poi sono venute fuori queste figurone che ti sembrano dei fumettoni pazzeschi, sono bellissime, sì, e che ogni tanto invece dobbiamo stare sul testo senza tutta questa ipertraduzione del testo. Ah, perché Dante voleva dire, perché qui, perché su, perché giù, perché altrimenti... Che poi l'operazione anche che viene fuori da quello che tu dici, sia per il commento di Dante, sia per quello che dicevamo prima dell'esegesi biblico, di qualsiasi cosa, è: ma allora questa operazione, che inevitabilmente non può che essere un po' strumentale oppure cumulativa, no? Ma allora è legittima? Cioè, sì, il giro di volta è di... e che sia esplicita, che sia dichiarato, cioè quando noi facciamo un'operazione filologica come in quelle chiese fanno per andare a capire esattamente lì cosa c'era scritto, noi in quelle tre ore che passiamo in chiesa stiamo dicendo più cose di noi, della nostra cultura, di quante non ne stiamo dicendo di quella cultura là lontanissima, morta peraltro, irraggiungibile, no? Cioè nel momento in cui io so che quello è un commento, nel momento in cui io so che quando parlo dei palestinesi parlo di delle scelte geopolitiche dell'Occidente, non sto parlando dei palestinesi, e ho fatto volutamente un esempio geopolitico perché si capisce la portata della svolta riflessiva, no? Allora ho fatto la rivoluzione, perché quando io dichiaro il mio tradimento, la mia impossibilità di vivere a prescindere da quel tradimento, come faccio a non tradurlo? Come faccio quando parlo di te a non lasciare trasparire tutto il mio mondo, la mia cultura, non solo quel che penso di te, ma tutto il mio mondo, da dove vengo? È impossibile. La grande rivoluzione per la quale io sogno, la vera, autentica rivoluzione che tocca un po' tutte le discipline, è questa svolta riflessiva radicale, che non cambia le cose ma le dichiara, le porta a consapevolezza. Allora, rispetto a questo, proprio in traduzione, allora, dopo aver sistematizzato tutta la teoria della traduzione, c'è un'evoluzione che porta da un lato a quello che viene chiamato una svolta fictional turn, quindi in qualche modo la traduzione che diventa non solo soggetto di libri, film, eccetera, no? E conosciamo tutti da Lost in Translation un sacco di libri anche in cui i traduttori diventano soggetti della narrazione, della trama, ma anche un ritorno prescientifico al traduttore che narra riflettendo, cioè la riflessività del traduttore rispetto alla propria esperienza traduttiva, primo. E in secondo luogo c'è proprio da una decina d'anni un termine che è stato definito post-translation studies, in cui si va proprio oltre il concetto di equivalenza, non si guarda proprio più il testo di partenza e il testo d'arrivo, ma si guardano i contesti pre-testuali, la trasformazione con il transfer culturale, quello di cui stai parlando. Sì, sì. Quindi mi dà una conferma che sì, è davvero una tendenza, un superamento della dicotomia, sì, partenza e arrivo. Ma è un po' quello, forse semplifico, quando io insegnavo mi dicevo: non è che il ragazzo che impara Dante deve entrare nella testa di Dante, ma è come io devo far entrare Dante nella testa dei ragazzi.